Prendersi cura delle persone attraverso l'utilizzo di cosmetici derivati da sostanze botaniche rinnovabili e sostenibili, formulati con aromi puri di piante e fiori, coltivati in agricoltura biologica e dinamica, offrendo servizi in aromaterapia per il benessere e la salute dei capelli e della pelle. Senza parabeni, nickel e derivati dal petrolio. Sono questi i valori principali di Naturalmente, una linea di prodotti cosmetici innovativa, esclusiva dalle caratteristiche qualitative uniche, che è stata protagonista di un grande evento dal titolo La sporca dozzina, i prodotti petrolchimici e il loro impatto insostenibile, che si è svolto in questi giorni al centro polifunzionale di San Genesi d'Uniti. Presenti tra gli altri il sindaco Cristiano Migliavacca ed il consigliere regionale Angelo Ciocca. Le numerose persone accorse hanno potuto assistere ad un interessante intervento di Bruno Cinelli, esperto di green economy in Italia e in Europa, che con un'impressionante padronanza sull'argomento ha raccontato e spiegato quali sono i principali rischi che ognuno di noi può correre utilizzando prodotti che contengono sostanze nocive o poco indicate per il nostro corpo. La scelta di questo messaggio è quella di comunicare alle persone che si può fare l'uso di cosmetici senza l'inserimento di petrolio, quindi di sostanze chimiche derivate dal petrolio. È un messaggio di ecosostenibilità legato all'ambiente, legato alla salute delle persone e quindi si vuole sensibilizzare sempre di più le persone ad utilizzare cosmetici che derivano da agricoltura biologica. Quindi questo introduce un altro argomento che è la biodiversità, la tutela della nostra biodiversità, che non è soltanto quella floreale o animale ma anche quella umana, proprio perché è legato all'aspetto della salute. Quando si utilizzano dei cosmetici, inconsapevolmente noi stiamo utilizzando dei cosmetici che utilizzano il petrolio. Le case costruttrici non ci dicono queste cose, fanno degli slogan meravigliosi, ma omettono di dire che ci sono sostanze chimiche all'interno, le quali non sappiamo in alcuni casi che effetti avranno sulle persone, se non nel lungo termine. È un utilizzo, posso dire, sempre più consapevole dei prodotti che ci sono in commercio, no? Alla fine l'obiettivo probabilmente è quello di consapevolizzare le persone. Esattamente, dopo il boom della chimica, il boom economico, siamo nell'era dell'informazione. Oggi è importante che le persone conoscano ciò che utilizzano e conoscano ciò con cui vengono fatti questi prodotti che utilizzano. Ecco, una serata come quella che si sta per svolgere tra pochi minuti a San Genesi d'Uniti, quale tipo di obiettivo ha? Come dicevamo prima, mettere a conoscenza le persone di alcune sostanze chimiche comunemente presenti nei cosmetici di qualsiasi marca, indipendentemente dal prezzo basso o dal prezzo alto, ma dare la possibilità alle persone di essere informate e di poter scegliere liberamente se mettersi un cosmetico o un altro cosmetico, sapendo che oggi c'è la possibilità di utilizzare dei cosmetici che non utilizzano sostanze chimiche. Ecco, unendo tra l'altro anche spettacolo, divertimento, perché poi questa serata sarà una serata di informazione, di consapevolezza a questo punto, ma anche di divertimento, sano divertimento. Certamente, ci proviamo. Sì. Stasera io vorrei partire mostrandovi un piccolo video. Alcuni dei cosmetici che voi sicuramente già conoscete, quindi non faremo nomi, non facciamo pubblicità, voglio farvi vedere l'origine, da dove arriva. La prima produzione di olio essenziale è venuta dopo 3 anni. Per fare questo olio essenziale, sappiate che per fare 10 ml ci vogliono 10 kg di fiori. La resa è bassissima. E questa la green economy, non è soltanto l'agricoltura biologica, c'è un'idea di lavoro, di positività in questo lavoro, dove la prima cosa è tutelare la salute del pianeta. Coltivare il pianeta, lavorare per le materie prime che offrono il pianeta, ma senza essere energivori. Senza essere feroci col pianeta, con le materie prime che ci dà questo pianeta, rispettare il più possibile.
Ovviamente noi oggi compriamo il petrolio. Vi dimostrerò come tutto questo è reale, perché dopo anni di lavoro, dopo 20 anni che lavoro nell'ambito dei cosmetici e dell'agricoltura biologica, sono stato obbligatoriamente costretto ad informarmi, a conoscere sempre più profondamente, a sapere come le leggi spesso vengono aggirate da aziende senza scrupoli. Le parole, quelle sottolineate, sono esattamente l'ingrediente che troverete scritto sul retro dei cosmetici. Dovete cercarli, è un piccolo esercizio, ma credetemi, funziona, è molto interessante. In particolar modo perché se impariamo a conoscere queste cose, sappiamo che cosa sono. Che cos'è il botulino greco? Lo troviamo nelle creme per il viso, lo troviamo nelle creme per il corpo, lo troviamo negli shampoo, lo troviamo nei prodotti per l'uomo, nei prodotti per i bambini, lo troviamo anche nel cibo. È il paraflu della FIA, per l'antigelo. Serve per non far gelare il prodotto, serve per allungare il prodotto. È una sostanza che i chimici chiamano pura, è morta. Quindi non è batteriologicamente attaccabile, ma io dico serve all'interno di un cosmetico. Che scopo ha metterlo sulla pelle? Ve lo faccio vedere com'è il profilo del vetro. Eccolo qua, è trasparente, sentite com'è fatto, sembra acqua, in realtà è petrolio, lo chiamo il petrolio bianco e lo metto nei cosmetici, indipendentemente che un cosmetico costi un euro o costi 500 euro. Ma questo è solo uno degli ingredienti, lo trovate nei prodotti per le labbra. Voi donne vi mettete i prodotti per le labbra, noi uomini vi facciamo e crepiamo, ecco, finita lì. Prendete il vostro cosmetico, che si chiama Shiseido, che si chiama Christian Dior, indipendentemente dal nome, altisonante o basso, che sia la Nivea o che sia quell'altro, guardate gli ingredienti, non leggete mai l'etichetta davanti. Questo è olio quello che si usa nelle automobili, questo olio. E lo trovate spesso negli oli essenziali. Quando andate sulle bancarelle, chiedo scusa se c'è qualche venditore di oli essenziali, ma gli oli essenziali non hanno tutti lo stesso prezzo. L'olio essenziale di arancio ci vogliono dei 150 e 200 kg di buccia per fare un litro di olio essenziale. L'olio essenziale di rosa ci vogliono 7 tonnellate di petali e non le puoi spremere e neanche distillare. I prezzi sono variabili, le piante hanno una produzione. Le piante non sono tutte uguali, sono esattamente come noi. Sapete che ingrediente è questo? Una parola quasi impronunciabile. Questo è un cessone di formaldeide. E vi do una bella notizia. Dal 1 gennaio 2016 il nostro governo ha messo fuori legge ufficialmente la formaldeide dichiarandola cancerogena. Ma il 31 di dicembre 2015 non lo era. 1 gennaio 2016 era, 31 dicembre 2015 no. È un cessore di formaldeide, produce cancro al naso faringe, non lo dico io, lo dicono gli scienziati da anni, i cosmetici ne sono ancora pieni, hanno 2 anni di tempo le aziende per smaltirlo. Ma secondo voi è un ragionamento questo? Giocano sulla nostra pelle. Gli ultimi 2 ingredienti, velocissimamente, da quando i parabeni sono diventati di opinione pubblica, le aziende hanno fatto le furbe, hanno tolto i parabeni, quindi scrivono senza parabeni, cioè i conservanti chimici, e hanno messo questi due, sono fratello e sorella, sono inseparabili, quindi sono 2 gemelli e sono altrettanto potenzialmente allergizzanti, sono parole impronunciabili. L'opinione inglese ha già smascherato queste aziende e ha detto noi non li vogliamo. L'informazione fa la differenza. Siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo migliorare, siamo noi che dobbiamo informarci, perché sono loro continui. Per questo, naturalmente, rimane la principale alternativa per coloro che preferiscono avvalersi di cosmetici naturali derivati da agricoltura biologica e biodinamica. L'evento è stato interamente organizzato da Mary Arte Immagine, il salone di bellezza e salute situato in via Riviera 36, proprio nel centro di San Genesio ed Uniti. La sporca dozzina, i prodotti petrolchimici e il loro impatto insostenibile. Un evento che si è svolto proprio questa sera a San Genesio ed Uniti, interamente organizzato da Mary Arte Immagine. Abbiamo qua la titolare. Buonasera, com'è nata questa idea? È nata questa idea soprattutto per il fattore che oggigiorno ci sono troppi prodotti petrolchimici e noi non ci rendiamo
di conto di quanto danno creano alla nostra salute e alla nostra pelle. Da lì purtroppo ci possiamo ammalare. E se presa in tempo questo male, come ben sappiamo, riusciamo a salvarci, a stare bene, diversamente purtroppo non v'è nulla da fare. E proprio per questo, siccome non è solo la bellezza esterna, ma è anche la bellezza interna che noi dobbiamo avere, quindi la nostra salute che ci permette di vivere più a lungo e soprattutto con uno stile di vita migliore rispetto a ieri. Inoltre è importante comunque prendersi cura di quello che è il pianeta che ci ospita, perché se non incominciamo da noi, il pianeta praticamente con l'andare del tempo non potrà più ospitarci in questo modo. E lei, proprio per questi motivi che ha elencato, e vorrei sottolineare la salute degli esseri umani e in questo caso dei suoi clienti, ha scelto di abbracciare proprio questa causa anche all'interno della sua attività, è corretto? Assolutamente sì, perché comunque i miei clienti che mi scelgono per la mia filosofia che ho a livello di utilizzo di prodotti e soprattutto perché sanno che mi prendo cura di loro nel modo giusto senza farli stare male, come potrebbe essere con un'azienda qualsiasi che non è accorta con le stesse, diciamo, con gli stessi crismi con la quale è naturalmente, dove lavoriamo con prodotti di agricoltura biodinamica e biologica che ci permette comunque di avere una salute totalmente diversa da quella che avremmo con prodotti petrolchimici. Nel corso della serata i presenti hanno potuto ammirare le creazioni dell'artista Nelly, abiti realizzati con materiali di recupero e ceramica, sempre a favore del rispetto per il nostro pianeta. Intorno alle 21 ha preso via un gustoso apericena. Durante il quale è stata offerta ai presenti una torta preparata appositamente per l'occasione.